Salve a tutti dall'Orto di Tex, ciao amici contadini. Questa mattina è fine marzo, ho rimesso la spinace, nella stessa maniera ci metterò rucola, ravanelli, carote, luna calante, il momento è buono e prezzemolo e vado a seminare. Io vi faccio vedere come metto la spinace, ma già ce l'ho anche bella nata, poi ve lo farò vedere e semino tutto nella stessa maniera. Bella, 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 eh. Gli diamo anche una diradata. Vai. E voilà, pronto il letto di semina. Ah, pronto, ora semino. E vai con la spanace. Allora, la... Vieni. Aia. Mettiamo lo spinacio. Molto verde, è molto verde, spinacio molto verde si chiama. Uno, due, tre, e uno. Ormai so che con questo metodo mi viene un bel campo bello uniforme, campo pezzettino, via. Vai, spagliamo, poi lo prenderò così con la mano, vedete se mi sono quelli più grossi. Vai, iniziamo. L'ho fatta a novembre! La propaggine della vita. La metà sopra ci ho messo un tipo di spinace e la metà sotto il matador. Sopra con la sabbia e sotto senza sabbia, ma verrà uguale nella stessa maniera. E ora ricopriamo con il rastrello. Messo un bel letto di spinace, acqua e poi con un semplice fusto da 6 quintali, cannella per caduta, filtro, attacco rapido, tubo verde. Io in cima ci ho messo una nappa per l'annaffiatoio, una canna e ci arrivo fino in fondo. Ora vi faccio vedere come ci si annaffia con questo metodo. Solo per caduta, eh?